E chi lo fa? Un attore di prima fascia. Chi? Frizzi. Chi? Fabrizio Frizzi. Ben ritrovati sul canale Io Emanuele. Oggi facciamo un'altra gita fuori porta, perché da Roma ci spostiamo di una cinquantina di minuti e andiamo nella provincia di Viterbo, a Bassano Romano. Andiamo ad omaggiare un paio di personaggi che riposano nel cimitero comunale. Siamo a Bassano Romano e andiamo ad omaggiare, a 6 anni dalla scomparsa, Fabrizio Frizzi. E qui riposa Fabrizio Frizzi, uno di quei personaggi televisivi, ma non solo, che abbiamo ancora nel cuore, scomparso prematuramente 6 anni fa, riposa qui nella cappella di famiglia a Bassano, dove era cresciuto, e il comune di Bassano gli ha dedicato anche la Casa della Cultura.
E mi sembrava dunque doveroso, nell'anniversario del sesto anno della sua scomparsa, venire a omaggiare e ricordare Fabrizio Frizzi, uno di quei volti noti che, a parte i gusti, poteva piacere artisticamente o no, fa parte, diciamo, della nostra cultura, di quei volti amici che è difficile dimenticare. Ma qui, nel cimitero di Bassano Romano, riposa anche Mattia Torre, scomparso prematuramente nel 2019, sceneggiatore, commediografo, regista, cosceneggiatore della celebre serie televisiva Boris, vincitore anche di un Davide Donatello per la miglior sceneggiatura originale del film Figli. Mattia Torre, anche lui, riposa in questo cimitero. E per il momento è tutto, ancora grazie per seguire i video, iscrivetevi e alla prossima su Io Emanuele. Sì, sì, mi sveglio. Oh. Il nostro oroscopo si conclude come sempre con il bellissimo segno dei pesci. Venere, amici, dea dell'amore, è in punto strategico del vostro oroscopo. E l'amore è dunque in agguato e si diverte a scherzare con voi.